Allora avanti, vediamo, adesso facciamo questo problema pratico. Quale? Questo problema pratico. Sì. Pronto, avanti, prendiamo degli oggetti, che so io. Cos'è? Ecco qua. Una mela, un'arancia e una banana. Pronto? E queste sono 10 lire, eh? Queste 10 lire sono tue. Grazie. E io sono un fruttivendolo. Ah. E tu vieni a comprare la frutta. Va bene. Attenzione, che è molto facile. Sì. Eh? La mela costa 10 lire. Sì. L'arancio costa 30 lire. La banana costa 50 lire. Tu hai 10 lire. Che cosa compri? La banana. La banana costa 50 lire. Eh. L'arancia costa 30 lire. Eh. La mela costa 10 lire. Eh. Tu hai 10 lire. Cosa compri? Sempre la banana. Ma questa è una fissazione. Come fai a comprare la banana che costa 50? Tu hai 10 lire, 10 lire. La banana costa 50, questa 10, questa 30. Come fai a comprare la banana? Quanto costa l'arancio? 30 lire. Quanto costa la mela? 10 lire. Allora, 30 e 10? 40. E 10? 50. Ecco le 50 e io mi prendo la banana. È bella qua. Vabbè. Rinuncio e giochiamo con sto orologio e non se ne parla più. Eh? Giochiamo con l'orologio? Di già. Ma di già, sì. Avanti, basta con sta banana. Il tuo nemico Magarietto è alle tue spalle, è l'orologio. Però a questo momento Magarietto cessa e subentra Macario. Perché non possiamo fare i soliti indovinelli facili. Non cominciamo con le difficoltà adesso, perché se... No, è sempre più difficile, perché questa volta non solo dovrai indovinare il titolo, ma dovrai seguitare la canzone. È chiaro? E come seguitare la canzone? Per esempio lui fa tarararararara, tu suoni e poi ma ci vogliono i riflessi. I riflessi pronti? Eh sì. E tu sei il comico più giovane d'Italia, se non c'hai i riflessi pronti tu. Allora pronti? Sì, per 10.000 lire? Io se anche se mi fermo un attimo è lo stesso, eh? Per 10.000 lire pronti, primo motivo, via! Ma se ci bagniamo un po', domani il sole ci potrà scaldare. Per 20.000 lire, secondo motivo, pronti, via! Suona. Sì, va bene. Hai suonato. Su, pronto. Questo è... Ciuscia, tutti chiamano soltanto me. Ciuscia. Allora, per 40.000 lire, terzo motivo. Pronti? Vai adagio, Kramer. Via. Uomo si conquista la domenica, il giorno più shishi. L'uomo è sempre romantico, ogni dì. Va bene. Ma che parole che fanno sta gente? 80.000 lire, quarto motivo, pronti? Via! Alleluia, la, Bing Crosby, Broadway, Pomo, Perry Pomo, Teddy Reno. E Popo Gomio. Per 160.000 lire, quinto motivo, pronti? Via! Io sono il gigoletto, tirar... Ma che parole che facevano a quell'epoca! Che epoca era questa? Quella... 1935. L'anno dell'impero. Dunque, andiamo avanti, sesto motivo, pronti? Via! Avanti. Il mio segreto d'amor che tenevo celato nel cuore, l'hanno saputo le mie pecorelle e l'hanno detto alle nubele. E questo qua è del 1926. Perché? Già recitavi? Il mio segreto d'amore lo cantava la più grande soubrette d'Italia, Isa Bluet. E allora, settimo motivo per 640.000 lire. Pronti? Via!
Pupa e pupo. Pupa e pupo come faceva? Cascare in un pupo, cascare in un dirupo, finire in bocca al lupo. Oh pupa, è fatal, che cosa c'è di mal? Bom, bom. Molto bene. Attenzione, 640.000 lire. Ultimo motivo, pronti? Via! Voi andate prima della guerra del 18, ragazzi. No. Non fa niente. Hai vinto 640.000 lire e il titolo di questa canzone è Era nata a Novi. A Novi. Era nata a Novi e lo sai benissimo. In quale rivista l'hai fatta e in che anno? 1925. Ecco, quindi quando era hai nata iniziato? A Novi. Hai vinto 640.000 lire. Ecco, allora io come tutti quanti, anch'io li voglio, che voi li spediate a... Senz'altro. All'istituto... L'istituto? Colombo di Santa Margherita Ligure, dove ci sono questi ragazzi che raccolgono gli interni, che sono tutti gente di tutte le regioni d'Italia. Sì. E si è condotto questo istituto da delle suore e sono veramente, hanno veramente bisogno, insomma, io desidero che siano mandati lì. Senti, noi ti ringraziamo tanto della tua venuta qua, ti ringraziamo di esserti vestito così per far piacere ai bambini che vedono la trasmissione. Grazie. E questa è Orietta, che ti porta il musichiere. Senti. Questo è per... Senti? Ah, ecco, volevo dire, no, perché io ce n'ho due. C'ha due bambini, lo sapevo, era pronto. Però era, son veramente carini, essere come loro era impossibile, io ho fatto quello che ho potuto. Ad ogni modo, prima di andare via, ringrazio tutti e voglio dare un bel cerea alla piemontese, Cerea. Cerea. Cerea, che vuol dire ciao? Cereo, bei bambini, al nonno e ai nipotini, al babbo e alla mamma. Cerea. Cerea anche a Chiele, Cerea, tante cose. Cerea, grazie Magali.